Liberi.tv, Riccardo Cristiano, sesta edizione del Piano Muricello, ideato da Antonio Cheffallo qui a San Mango d'Aquino, in compagnia di Angelica Artemisia Pedatella, attrice di teatro, scrittrice di Un germoglio tra le sbarre e ideatrice di Ascolta il suono della terra, spettacolo di alto impatto emotivo che mette in correlazione appunto la natura delle piante con la tutela del territorio e dell'arte stessa. Questa sera premieranno anche te, Angelica, che sei una nostra vecchia conoscenza, non si dovrebbe dire, però sei molto attiva sia sul territorio calabrese che fuori dalla Calabria stessa. Allora, diciamo che io sto facendo in questi mesi proprio la scelta di cercare di tornare proprio in pianta stabile in Calabria, senza ovviamente lasciare il mio lavoro su Roma o i contatti che ho. Però io sono calabrese, è veramente per me una gioia essere qui e abbiamo creato recentemente una compagnia teatrale internazionale contattando altre attrici calabresi che vivono una a New York, una a Bruxelles e lì lavorano, per cercare di creare un network qui in Calabria e dare l'opportunità a tutti quelli che hanno qualcosa da dire, che coltivano l'arte in questa terra difficile con tanta passione, di dirlo. Non è semplice, si fa tanta fatica, si incorre in tanti equivoci, ci sono tante difficoltà, però ci sono anche persone straordinarie e io sono veramente felice di essere stasera qui perché non me lo aspettavo. È un regalo che è arrivato all'improvviso. Per me è anche importante parlare di queste cose perché significa che se posso raccontare agli altri il mio entusiasmo, anche qualcun altro ricorderà di avere dell'entusiasmo e ci accendiamo a vicenda. Ecco. Angelica, tu sei di Cleto. Cleto e San Mango sono molto vicine e sono tra l'altro legate anche a livello storico, quindi si può dire che comunque una parte di te è sempre stata qui e adesso diciamo sei tornata proprio per dare un piccolo esempio, come un po' lo daranno in tanti questa sera anche i ragazzi che saranno premiati per aver conseguito il diploma, la laurea e anche per altri personaggi come Gaetano Saffioti. Ognuno di voi è un piccolo seme, tu nel tuo libro ad esempio Un germoglio tra le sbarre lo ricordi e lo dici, quindi io davvero ti chiedo di lanciare un messaggio di positività ai giovani, alle persone che sono qui sul territorio calabrese per non andarsene, rimanere e magari collaborare insieme a te a questo progetto e a questo network che vuoi creare. Allora, c'è una grande verità che io ho imparato negli ultimi 3-4 anni. La storia del seme è molto importante. Si dice che quando noi veniamo sotterrati possiamo fare due cose, o morire o nascere, perché se noi siamo semi nasciamo. La cosa però importante che ho imparato è che ce l'ha dalla natura. Noi in genere passiamo per strada e non ci accorgiamo che i marciapiedi sono bucati, sono pieni di germogli, di fili d'erba che con la loro fragilità riescono però a distruggere addirittura il cemento armato. Io penso che ognuno di noi debba sapere di essere quel filo d'erba che con tutta la sua fragilità, la sua debolezza, la sua flessibilità è in grado di rompere il marciapiede e di sbucare e vivere. E questo lo può fare ognuno di noi, un artista, un cittadino, chiunque di noi è un germoglio, è un filo d'erba. Dobbiamo solo averne consapevolezza e poi un filo d'erba, un altro filo d'erba, un altro germoglio, allora comincia ad esserci un giardino. Però tutto nasce dalla consapevolezza che ognuno di noi, nella sua fragilità, è quel filo d'erba che può rompere tutto.